Si sta svolgendo in questo momento presso la sala giunta di Palazzo degli Elefanti a Catania la conferenza di inaugurazione della Final Eight Beach Soccer. Ancora una volta teatro sarà Catania, palcoscenico di questa manifestazione così importante. In questo momento stanno parlando i massimi esponenti. La manifestazione dal presidente del COB Santirando all'assessore allo sport Valentina Scialfa, che hanno rilasciato queste dichiarazioni ai nostri microfoni. Sentiamoli. Abbiamo portato quanto più eventi all'arena, alla città di Catania. Abbiamo avuto la Champions League, abbiamo avuto l'Europeo di calcio, di Beach Soccer. Ora avremo la Supercoppa e la finale Scudetto. Per noi la finale Scudetto ha una rilevanza importantissima, sia da un punto di vista di spessore della manifestazione, ma sia anche da un punto di vista di speranza che questo Scudetto venga riconsegnato alla città di Catania nelle mani del Calcio Catania, Domus Bet Beach Soccer. Abbiamo avuto circa 10.000 presenze nelle strutture alberghiere. Questo per noi è un grande contributo che lo sport dà a Catania, che dà al turismo, che dà a questa amministrazione, che peraltro nei confronti dell'organizzazione, nei confronti del Calcio Catania Domus Bet è stata fortemente collaborativa. Questo è per noi un motivo di ringraziamento. Speriamo di proporre la prossima stagione ricca di altrettanti eventi. Intanto ci godremo questa Supercoppa e questa vigilia di Scudetto. Si è aggiornato un evento molto, molto importante, ha visto tre mesi Catania veramente protagonista, come avevo detto in conferenza stampa, la sabbia d'oro della nostra playa, davvero protagonista nazionale, e siamo davvero contenti di sostenere questo tipo di eventi con un appoggio negli aspetti, diciamo, a corredo organizzativi, quindi con appunto gli organizzatori. È fuori una grandissima importanza del connubio sport e turismo. Noi stiamo lavorando ad un piano dello sport del sud-est, della città metropolitana e quindi del sud-est, che si può integrare assolutamente nel grande progetto del sindaco del sud-est, che agirà assolutamente in sinergia con il piano del turismo, anche alla luce di questi successi e quindi di questa grande prova a cui è stata messa Catania, che è stata davvero motivo che ha determinato una grande attrazione anche turistica, con tantissime presenze nei nostri alberghi. Inizio della manifestazione questo pomeriggio a partire dalle 17.30 per la conquista del primo trofeo, ovvero la Supercoppa. Chiusura dei lavori domenica 3 agosto con l'assegnazione dello scudetto.